appunto Manfredi, che vuol dire ci saranno in campo, ritornano in campo nomi che si erano fatti, cioè quello di Vincenzo Amendola, attuale sottosegretario agli affari europei, il presidente della Camera Roberto Fico, è così? Ma guardi, al di là del tema dei nomi, io credo che la cosa veramente importante è quanto ha appena detto Emilia Patta, il fatto che non si faccia fatica in molte città metropolitane, ma non solo, a trovare candidati sindaci, riguarda tutti gli schieramenti ed è un problema democratico. Io non mi rassegno all'idea che una grande città come Napoli debba avere il commissario e non un sindaco eletto democraticamente dai cittadini. E questo è un tema su cui tutti dovremmo lavorare. Lancio un appello a Rizzetto da questo punto di vista. Non è un tema della sola maggioranza, è un tema di democrazia. E come si fa? Si deve alzare lo stipendio dei sindaci? Naturalmente è una battuta. C'è un tema di responsabilità a livello amministrativo a cui deve corrispondere un'adeguata remunerazione, ma questo vale per tutti, chi lavora deve essere retribuito in relazione alle responsabilità che si assume. Poi c'è un problema di finanza locale strutturale aggravato purtroppo da un recente pronunciamento della Consulta, legittimo, ma che crea un tema che deve essere affrontato e spero che lo sarà nel prossimo decreto sostegni. Abbiamo poi una condizione critica di molte città metropolitane, c'è Napoli ma c'è anche Torino, c'è una condizione di affaticamento. Rizzetto è d'accordo, chiedo scusa perché poi appunto dobbiamo purtroppo andare in pubblicità. Rizzetto, sono le stesse anche a destra? Beh, allora ci sono, voglio dire, due alvei da individuare. Il primo è che comunque il centrodestra esprimerà chiaramente i suoi candidati, siamo in attesa, Fratelli d'Italia si è dimostrata anche in questo caso aperta e stiamo in attesa chiaramente di un tavolo fra i leader per poter decidere chiaramente le candidature che tra l'altro in città molto importanti, magari non città voglio dire da milioni di abitanti, però in città molto importanti abbiamo già di fatto quasi concluso. Dopodiché su quanto ricordava Misiani, io sono sufficientemente, anzi discretamente d'accordo con lui rispetto al fatto che, diciamo, togliamo per un attimo i sindaci delle grandi città. Oggi nel nostro paese ci sono sindaci di piccole comunità, di piccoli paesi, di piccole cittadine che rischiano civilmente e penalmente ad ogni atto che la loro amministrazione porta avanti e molto spesso lo fanno per poche centinaia di euro al mese. Ecco, su questo secondo me serve fare, in questo caso sì assieme, una riflessione molto importante, perché il sindaco, le amministrazioni, gli assessori, i consiglieri, l'amministrazione comunale, io ritengo che sia inversamente proporzionale rispetto a quanto, voglio dire, si tratta in termini politici in Italia, cioè è il primo mattone della democrazia in Italia. Secondo me vanno aiutati e vanno affiancati. Un tema molto importante, questo delle amministrative, ci torneremo domani. Allora saluto Emilia Patta.